spettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo allo Sport Park di Fano per il progetto Bullying Scuola, giunto alla sua 25esima edizione organizzata dall'associazione sportiva Tutto Bullying. Hanno partecipato alla gara articolata per tutto l'anno scolastico circa 25.000 studenti sparsi in tutta Italia. Un'occasione per dimostrare quanto il bullying sia una disciplina importante non solo per vincere, ma per divertirsi e stare bene tutti insieme. Venite con noi. Con il responsabile organizzativo dell'associazione sportiva Tutto Bullying che ha organizzato questo evento. Ci racconti? Sì, è un evento che ha una età ormai particolarmente avanzata, nel senso che questa è la 25esima edizione. E lo facciamo in molti impianti di bullying, a Fano lo facciamo in maniera molto più efficace, un po' grazie alla voglia, al tempo, alla passione che il titolare ci mette insieme al suo staff e che quest'anno tra l'altro ha raccolto l'adesione di quasi 5.000 ragazzi solo qui. Complessivamente noi registriamo, abbiamo una ventina di centri bullying, oggi c'è addirittura la scuola di Tre Mestieri Etneo di Catania che hanno fatto un viaggio della speranza, hanno fatto 25 ore di treno per arrivare qui ieri e oggi appunto sulle piste per partecipare a questa finale. Oggi è il momento conclusivo, una iniziativa che si è protratta per tutto l'anno ma che oggi e domani ci sarà appunto questa fase conclusiva generale. In tutta Italia hanno partecipato circa 25.000 studenti? Sì, esattamente, 144, vado a memoria, 144 istituti, 25.000 ragazzi, forse ci sarà anche il campione del mondo, il nuovo campione del mondo, perché gli italiani sono già stati campioni del mondo nel 2018, ma è una cosa che noi speriamo di allargare sempre tutti gli anni, insomma. Però già così sono numeri molto impegnativi, sì. Ci racconti come funzionano le varie fasi? Allora, c'è una prima fase di qualificazione in cui c'è la scuola viene in funzione, in relazione alla propria organizzazione, quindi i tempi, i modi, eccetera. Ovviamente questo è interfacciato con i responsabili dei vari impianti che mettono a disposizione l'impianto per ospitare in genere durante l'orario scolastico, quindi al mattino, quando l'impianto in genere è chiuso. A questo punto si fa poi una fase di selezione dove, fatto 100 i ragazzi che partecipano, qui siamo arrivati a 5.000, quindi voglio dire la selezione è molto più impegnativa, si fa uno ristretto gruppo di ragazzi, 30-40 per ogni scuola, che tornano, fanno una semifinale e poi avremo, a seconda dei risultati che otterranno i ragazzi, avremo una fase di finale. Abbiamo fatto la finale provinciale 15 giorni fa qui a Fano, dove si sono qualificate tre formazioni. Di solito noi consentiamo, visto che lo Sport Park ci ospita tutti gli anni, consentiamo che le scuole del territorio vengano addirittura tre rappresentative, sia per le scuole medie sia per le scuole superiori. La scuola media qui erano, le scuole medie erano la scuola di Saltara, di Lucrezia di Cartoceto e di Marotta, che peraltro Marotta è campione italiana perché ha vinto lo scorso anno la finale, eccetera. Nei prossimi domani ci sarà il Nolfi Apolloni, ci sarà il liceo Torelli, sempre di Fano, e ci sarà il Donati di Fossombrone, che sono, insomma, sono dei competitori sfrenati. Fra poco, pochissimo, perché adesso i ragazzi stanno facendo l'ultima fase che abbiamo previsto, perché abbiamo mischiato in una formula un po' originale, il primo
cioè un ragazzo insieme alla ragazza della stessa scuola che giocano insieme. E questa è più o meno la formula attualmente. Subito dopo daremo inizio alle danze con le premiazioni e vedremo chi vincerà. Cioè, in realtà lo sappiamo già, ma non fa niente, ovviamente non lo diremo. Un'altra iniziativa importante per Fano anche dal punto di vista turistico. Certo, tra le tante iniziative questa è un'iniziativa molto importante perché ormai sono diversi anni che scelgono la città di Fano proprio per svolgere il campionato nazionale, la finale del campionato nazionale di bowling. Noi lo diamo un po' per scontato, ma questa struttura è effettivamente molto apprezzata da fuori perché è una struttura molto servita, avendo la stazione ferroviaria vicino, è sul mare ed è una struttura veramente di alto livello che se ne trovano poche, quindi dobbiamo essere orgogliosi di averla fatta. Oltretutto fare progetti, organizzare progetti per i ragazzi è sempre importante per la città. Esatto, è molto partecipata sia dalle scuole del territorio ma anche da fuori, ci sono, come si vede poi da sopra, ci sono tantissime scuole che vengono da diverse regioni d'Italia e quindi per noi è anche un'occasione per promuovere turisticamente la nostra città, perché poi i ragazzi la scoprono, vedono le nostre bellezze anche culturali e speriamo che poi abbiano voglia di tornare. Quali sono i prossimi progetti sempre legati a questa iniziativa? Beh, quest'anno è il 25esimo della finale nazionale e stiamo appunto lavorando perché possiamo continuare questa e fare tradizione. Questa tradizione cercando insomma di portare più gente possibile, più scuole possibili a Fano. Come hanno reagito i ragazzi delle scuole fanesi a questo progetto? Beh, come dicevo, noi il bowling ce l'abbiamo un po' sempre, quindi... Però la competizione... Però ecco, l'idea di avere un campionato nazionale, quindi confrontarsi con altri ragazzi di altre scuole, di altre regioni, è sempre emozionante. Siamo alla 25esima edizione di questo progetto, Bowling Scuola. Da quante edizioni vengono qui a Fano? Allora, diciamo che la manifestazione che comprende tutte le scuole qui della provincia, appunto 25 anni che lo facciamo per promuovere questo gioco che può essere anche uno sport e noi qui abbiamo anche la nostra associazione sportiva, organizziamo tutti gli anni eventi nazionali anche con proprio degli agonisti. E questo invece è il campionato studentesco, diciamo, delle scuole e siamo quindi alla 25esima edizione per quanto riguarda il provinciale e alla 12esima per quanto riguarda il nazionale, quindi abbiamo oggi rappresentative scuole che vengono addirittura da Catania, dalla Sicilia, da Udine, da molto lontano e quindi li ringraziamo perché hanno fatto viaggi estenuanti anche con il treno e quindi lunghissimi per arrivare qua, però siamo felici che questa manifestazione si sta concludendo bene perché tra poco faremo la premiazione e tutti i ragazzi si sono divertiti, diciamo è un evento che oltre alla gara vera e propria più che l'agonismo premia diciamo anche la socialità di questo evento, che è bello vedere i ragazzi che si divertono insieme e che vengono via, portano a casa un'esperienza passata con i loro compagni di scuola, con i loro professori, unica secondo me. Ragazzi che infatti sono entusiasti di partecipare a questa manifestazione. Sì, sì. Quando arrivano magari vedi qualcuno che può essere un po' più timido e poi dopo quando vanno via vedi i sorrisi su tutti. Questa è la cosa che ci riempie più di soddisfazione. Il solito messaggio che mandiamo, che vogliamo mandare, che è quello di vedere lo sport non solo come competizione ma come aggregazione. Sì, secondo me un po' in tutte le discipline bisogna cercare di puntare dal principio, dall'inizio, quindi sui giovani, sulle scuole, sugli esordienti, perché è poi da lì che germogliano gli atleti e l'attività sportiva.
e al giorno d'oggi è sempre più difficile perché i giovani magari stanno più chiusi in casa davanti al computer, però dobbiamo cercare di andare contro questa tendenza perché è sempre più difficile creare socialità nei giovani, insomma, dal vivo, diciamo. Quando poi non si online. Crea, però sono sì, meravigliosi. Esatto, esatto. Come è andato questo torneo? Bene, bene, sono molto soddisfatta del mio risultato e sono contenta che dopo tanti allenamenti che abbiamo fatto al bowling, in questo caso da Tremestieri, perché vengo da Tremestieri. In provincia di? Catania. Bel viaggio avete fatto. Sì. 26 ore di viaggio, quasi 25 ore di treno. Tu da dove vieni? Sempre Catania. Sempre Catania. Io sempre Catania. Che viaggio che si sono fatti, quindi proprio il bowling nel sangue. Sì, sì. Ci abbiamo impegnato tanto, ci siamo impegnati tanto su questo sport. Uno sport che è importante non solo per vincere ma anche per... divertirsi, stare tutti quanti insieme a giocare, divertirsi ovviamente. Anche una bella occasione per stare insieme ai professori. Certo, ovvio. Sì. Prossimo anno? Penso che continuerò a... Continuerete a partecipare? Sì, sì, sì. Che cosa vi piace più di tutto del bowling? La parte più bella secondo me sono le bocce, sono la parte più bella. E poi comunque io già è da un paio di anni che gioco al bowling, infatti già penso dall'anno prossimo mi iscrivo dove vado io ad allenarmi, insieme ad altri miei compagni sempre di Tremestieri. Quindi giustamente pensate anche di farlo diventare un mestiere, non solo un divertimento, un hobby. Però poi se diventa anche un mestiere, perché no? Perché no? Sì, sì. Chi ringraziate? Il nostro allenatore praticamente. Tanti ringraziamenti allora all'allenatore. Anche alle professoresse. Anche alle professoresse che grazie a loro siamo arrivati fino a qui. Professoressa, mandiamo un messaggio di quanto sia importante che tra insegnanti e alunni non ci sia solo un rapporto scolastico, ma ecco, anche iniziative del genere per unire di più. È probabilmente la cosa più importante di tutti e noi siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo grazie ai miei ragazzi qua e ci siamo divertiti tanto, è stata un'esperienza bellissima, quindi veramente il rapporto che c'è nel gruppo è la cosa più importante, poi vincere o perdere, quello passa sempre tutto in secondo piano. Anche perché i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e queste sono le occasioni migliori per poterli ascoltare. Assolutamente sì. Sì. Quindi ci sarete anche alla 26esima edizione? È per forza! Chiudiamo con un urlo e... Come avete deciso di partecipare a questo progetto? Abbiamo deciso dopo la partecipazione a un corso di formazione appunto sul bowling e poi l'abbiamo riportato questa nostra attività, l'abbiamo portata in classe con i ragazzi. Spieghiamo ai nostri telespettatori come fare per partecipare a questo progetto. Okay. Questo progetto Bowling e Scuola è un progetto che ci viene proposto alle scuole e noi aderiamo alla proposta. Questo è il manifesto, il volantino della manifestazione. Quindi basta contattare l'organizzazione. Assolutamente sì, è tutto gratuito, quindi diamo la possibilità veramente a tutti gli alunni di partecipare, tutti dal primo all'ultimo. La cosa più importante di questo progetto è che coinvolge tutti i ragazzi, non è un progetto selettivo ma inclusivo, quindi tutti i ragazzi della scuola sono invitati a partecipare nella prima fase nel bowling del nostro comune e poi solo successivamente i migliori andranno avanti. Però è la cosa più bella di questo progetto, secondo me, che include tutti. Anche perché il messaggio che vogliamo mandare non è l'importanza chiaramente della vittoria, ma dello stare insieme. Quindi no, la vittoria è importante sempre,
però essere una squadra, collaborare, aiutarsi, darsi sostegno nel momento difficoltoso, esultare, e i ragazzi l'hanno fatto, quindi noi prof siamo soddisfatti già solo per questo. Professoressa, com'è andata questa esperienza? È stata un'esperienza fantastica, inaspettata, iniziata con un viaggio allucinante, però i ragazzi hanno dato il massimo di sé, sono riusciti a superare i loro limiti, sono stati veramente fantastici. Di più non potevano fare, di più non potevano dare, e devono solo credere nelle loro possibilità. E li ha accompagnati lei? Sì, li ho accompagnati io, ci ha seguito anche alcuni genitori, ci hanno accompagnati. E hanno permesso di realizzare questa avventura splendida. Prima mi diceva che anche due sue colleghe l'hanno aiutata. Le mie due colleghe, abbiamo fatto il progetto tutto assieme, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. La professoressa Barcellona Daniele e la professoressa Casturina, due persone veramente, Marina e Daniela, splendide, per cui dedichiamo a tutta la scuola, alla nostra preside Tiziana Palmieri, ma a tutti veramente questa vittoria, ragazzi. Quanto soprattutto a loro. Quanto siete emozionati? Tantissimo. Non si può descrivere. Siete arrivati primi, diciamolo, sono arrivati primi. Facciamo un urlo per questa vittoria e... Sì! Sì! Oh! Siamo qui il campione italiano nazionale, juniores. Da quanti anni sei un campione? Sono 5 anni che ho iniziato a giocare e devo dire che è veramente bello come sport. Sei figlio d'arte, tra l'altro. Sì, mio padre è appunto box, fa anche lui campione italiano, e mia mamma pure gioca a bowling come me appunto. Quanto ti piace giocare? Veramente tanto, è una passione che mi è iniziata da 10 anni appunto guardando mia madre che si allenava ogni volta a bowling la sera. E stando agli allenamenti mi è partita questa passione, questa voglia di giocare a bowling. E poi che cosa è successo? Raccontaci il tuo percorso. Allora, ho iniziato da una serata, che era una serata di divertimento, stavo appunto con mio padre e un suo amico. Da lì ho deciso di provare un tiro appunto tecnico molto, molto difficile, bimane, appunto che tiro io. Come è fatto questo tiro? È un tiro appunto a due mani, e dando appunto effetto alla boccia, e riesco a far strike. Il primo tiro che ho fatto da bimane è stato strike. Da lì ho detto iniziamo, finalizziamo questa tecnica e facciamo diventare il mio tiro. Dopodiché? Dopodiché ho iniziato l'anno dopo, ho iniziato a fare tornei, e da lì gli esordienti, mi sono classificato anche gli esordienti nazionali a Bologna, e da lì sono iniziato a crescere. Una giornata come questa è molto importante, anche perché i giovani studenti, vedendo comunque chiaramente un campione come te, si invogliano ancora di più a giocare, a migliorare, no? Sì, questi concorsi sono molto importanti, perché aiutano a far crescere uno sport che, come il bowling, è uno sport di nicchia, con meno di 2000 giocatori in tutta Italia. E per me far crescere questo sport rende importante, perché è uno sport che merita. È uno sport di aggregazione soprattutto. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Crescere, vabbè, ovviamente gli allenamenti, essere costante, costanza, e iniziare a vincere anche qualche torneo anche al di fuori d'Italia, far iniziare a conoscere il mio cognome. Raccontiamo un aneddoto interessantissimo. Quella nazionale sei stato? Sono stato in Finlandia, precisamente a Helsinki, nella capitale, a fare l'Europeo, che si sono svolti verso la fine di marzo. Emozioni? Altissime, veramente tanto. Era tutta una tensione, anche se arrivato all'ultimo giorno ero decisamente triste, perché stava per finire un'esperienza che mi rimarrà sempre nel cuore. Ti auguriamo buona fortuna per il tuo futuro. Grazie mille.
emozioni di essere qui? Grande entusiasmo, speravo di portare a casa anche una vittoria, ma purtroppo oggi sono stata un po' una pecca. Tante emozioni, ansia e un po' di tensione, anche un po' di stomaco chiuso a volte, non sono riuscita a mangiare tanto. L'importante è comunque, come si dice sempre, l'aggregazione, stare insieme, però chiaramente ci tenete anche a giocare bene. Sì, assolutamente, io ci speravo in qualcosa, però appunto purtroppo non è andata, però mi sono comunque assolutamente divertita, ho conosciuto anche ragazzi di altre scuole, è stata una cosa molto di gruppo, eravamo tutti uniti, ci siamo aiutati a vicenda, siamo venuti a giocare anche ieri, è stato molto bello, è un'esperienza magari, da provare. Magari la vittoria sarà per il prossimo anno. Speriamo proprio di sì. Quindi voi continuate a allenarvi? Assolutamente sì, e l'anno prossimo porteremo a casa qualcosa sicuramente. Questo torneo è durato tutto l'anno scolastico, come vi organizzavate in concomitanza con la scuola, le lezioni? Allora, noi abbiamo fatto le qualificazioni, sempre appunto con la scuola andavamo le mattine e anche lì abbiamo fatto 3 partite, ci siamo qualificati eccetera. Dopo gli allenamenti li abbiamo fatti in proprio, ci trovavamo noi 6 ragazzi, quindi le 3 donne e i 3 uomini, e andavamo ad allenarci noi 3 la sera in tranquillità, ci facevamo la nostra partitina, ridavamo, scherzavamo semplicemente. Sceglievate voi gli orari? Assolutamente sì, e nulla, comunque anche lì è stato molto divertente perché comunque abbiamo legato anche, quindi venire qui, essendo non tutti nella stessa classe, cioè magari servito anche ad avere un rapporto più legato a essere qui. E anche con i professori immagino, no? Visto che vi hanno accompagnato. Assolutamente sì, per fortuna abbiamo professori anche giovani e molto molto simpatici che ci hanno aiutato molto in questa esperienza. Com'è andato questo torneo? Oh, abbastanza bene, poteva andare meglio, però insomma un po' di punteggi li ho fatti, quindi va bene. Vi siete divertiti, è questo l'importante? Boh, divertito sì, è stata un'esperienza bella che spero di poter rifare. Avete conosciuto anche amici nuovi? Boh sì, alcuni della Sicilia e alcuni del Veneto. Rimarrete in contatto? Boh, non so, può essere. Speriamo che vi vediate nelle prossime gare. Sì. Prossimo anno quindi parteciperete. Speriamo di sì. Da dove venite? E noi veniamo da Padova, dal liceo Curiel. Com'è stata questa esperienza? Come si sono trovati i ragazzi? I ragazzi sono stati molto contenti, è già il terzo anno che veniamo, sono veramente soddisfatti e penso che la ripeteremo ancora. Un'occasione importante, abbiamo sottolineato nel legame tra studenti e insegnanti. Sì, ma non solo, anche per in verticale per loro e anche per conoscere altre situazioni, altri ragazzi di altre città, è molto molto importante. È il primo anno che partecipate? No, per noi è il terzo, è la prima volta prima del Covid e adesso sono 2 anni di seguito e credo che sarà una bellissima esperienza che continueremo a proporre. L'anno scorso abbiamo portato la nostra dirigente ed è stata molto soddisfatta nell'organizzazione e di tutto il resto. Da dove venite? Da Padova e facciamo scuola al liceo Curiel. Com'è andato questo torneo? È una bellissima esperienza, siamo molto grati per questa opportunità e diciamo il risultato non è stato dei migliori, però comunque siamo felici di quello che abbiamo fatto. Fano vi è piaciuta? Sì, Fano molto bella, siamo arrivati, abbiamo fatto un bel bagnetto. Quindi avete avuto modo di visitare anche la città? Sì, sì, siamo andati anche in centro, un bel giretto e abbiamo fatto anche una bella seratina. Com'è andata il risultato? Tu sei in squadra con lui? Sì, allora non è stato il top, però siamo felici di aver rappresentato la nostra zona, Padova. Avete conosciuto quindi tanti amici nuovi? Sì, 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 assolutamente, le altre scuole, tutti simpatici, interessanti. Anche girando per Fano comunque ha conosciuto persone, molto, sì, una bella esperienza comunque in generale. Una parola per definire questo torneo, questa esperienza?
Ok. Io dico assurdo, soprattutto vedere i giocatori professionisti è stato forte. Per te? Secondo me è entusiasmante perché c'è sempre stato quell'entusiasmo che ci ha contraddistinti da quando siamo arrivati, che ci ha spinto a fare comunque anche cose che non avremmo fatto. E sì, entusiasmante per me. Che effetto vi fa vedere, per esempio, c'è stato il campione nazionale juniores? Vi stimola ancora di più? Sì, infatti io le prime due partite ho giocato stramale, cioè proprio male. E invece adesso... Perché? Tiravo un po' così, non lo so. Invece dopo... Non eri concentrato, dai, ecco, diciamo così. Diciamo così, mi dovevo scaldare. Ho visto loro giocare e sta partita ho fatto... Una gran partita, diciamo. Ti ha dato la carica? Sì, mi ha dato la carica. Presidentessa, come è nata l'idea di organizzare un progetto del genere? Allora, è nata perché mio marito, che è l'organizzatore, diciamo, era un ex giocatore di bowling, insieme al vecchio proprietario del Bowling dei Fiori di Milano, quindi parliamo di 25 anni fa, hanno pensato che poteva essere carino coinvolgere i ragazzi delle scuole. Da lì si è cominciato un progetto che è nato a Milano e poi piano piano negli anni è diventato quello che è diventato. Quindi sono 25 anni che lo facciamo e io sono contenta di portare avanti questa cosa. Molto spesso otteniamo dei risultati che sono... commoventi, non so come dire, perché magari vedi il bowling è uno sport che può includere chiunque, a parte i disabili che partecipano comunque a tutte le attività, ma anche la ragazzina o ragazzino che normalmente non eccellono magari, non so, nel basket, nella pallavolo. E quindi per me è un motivo di orgoglio questa cosa. Tra l'altro la risposta è forte perché siete giunti alla 25esima edizione, quindi i ragazzi che partecipano sono tanti. Sono tanti e adesso quest'anno il numero esatto non lo so, ma normalmente siamo intorno ai 20.000 in Italia. Non rappresentiamo tutte le regioni, ma quasi tutte, diciamo. Siamo con il Liceo Torelli che è arrivato primo a classificato in questo torneo. Fatemi un urlo di felicità. Siete contenti? Sì, molto contenti. Chi volevate battere? Il Nolfi e Polloni, ovviamente. E dopo intervisteremo anche loro perché sono arrivati i secondi, grandissimi. Professoressa, tante emozioni? Sì, molto. Tanto impegno e premiato. I ragazzi si sono impegnati tutto l'anno, sono anni che facciamo questo torneo e vittoria finalmente. Meritata. Ci sarete anche il prossimo anno? Certo. Sì. Allora buona fortuna anche per gli allenamenti. Grazie, per il prossimo grazie. Anno. Grazie mille. A secondo posto, che però siete arrivati primi l'anno scorso, il liceo Nolfi e Polloni. Fate un urlo. Quindi diciamo è la gara clou tra voi e il Torelli. Sì, ma ci rivedremo il prossimo anno, spero. Quindi l'anno scorso l'avete vinto voi, quest'anno primi Torelli, quest'altro anno vediamo chi vincerà. Primi regionali noi, vero. Ok, siete qua, quanto avete lavorato per arrivare comunque in questa posizione? Come zero. No, vabbè, noi partecipiamo dalle prime fasi, però i ragazzi essendo di casa e potendo venire qui anche nel weekend si allenano e giocano anche durante la settimana. Comunque è un'attività molto bella, partecipano praticamente tutto l'istituto, tutte le classi a parte le quinte e cerchiamo di venire sempre, anche per onorare questo Sport Park di Fano che è uno dei 10 Sport Park più grandi d'Italia. E si sono visti i risultati visto che siete arrivati secondi, grandi. Si sono appena concluse le premiazioni della seconda giornata del progetto Bowling e Scuola. Dallo Sport Park di Fano è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.